Com'è andata? Com'era prevedibile. Molto impressionati, naturalmente. Non mancano segni di nervosismo, di reazione. Ho notato due ufficiali, un colonnello e il suo aiutante. Non conosco il loro nome. Ma comunque dovranno ingoiare il rospo, non vi pare? Sì? Hamburgo in linea, generale. Praga sta aspettando. Delia, passate Praga sull'altra linea. Hamburgo? Qui il generale Olbricht. Sì, passatemelo. Signor Feldmaresciallo, sì. Parla sì, Stauffenberg, capo di stato maggiore del generale Front. Abbiamo testimoni oculari. Sì, sì, dovete arrestare i comandanti della stessa Gestapo. L'assassino ha avuto luogo a Rastenburg oggi stesso. Subito. Durante la solita riunione di mezzogiorno. Come, il Gauleiter è vostro amico? Sì. Lo so sì, che può certo. Sembrare assurdo, ma dovete farlo. Il governo militare si provvisorio tratta di uno stato di emergenza. Sotto il generale Beck. Il generale Höppner prende il posto del generale Höppner Front. Sostituisce il generale From. Dottor Giselius, non sapevo che foste rientrato in Germania. È già una settimana. Non volevo perdermi il gran giorno. E non lo avete perso. Il conte Eldorf, capo della polizia di Berlino. Dobbiamo vedere il generale Olbricht e il generale Beck. Li avverto subito. Grazie. Sì? Sì, vi terrò informato, signor Feldmaresciallo. Testa dura quest'uomo, non la manda giù. Signor generale, il dottor Giselius e il conte Eldorf desiderano vedervi. Quello sporco nazista di Eldorf. Quell'intrigante di Giselius. Io credo che il conte Eldorf sia lealmente dalla nostra parte, nonostante il suo passato di nazista. E non dimenticate che ci potrà essere molto utile. Non fosse altro, questo è positivo, i suoi gendarmi sono qui a Berlino, mentre le unità dell'esercito sono fuori città e, date le distanze, ci vorrà del tempo prima che ci raggiungano. Per la polizia d'accordo, ma è Eldorf che non posso soffrire. 12 anni fa comandava le squadre d'assalto aiutando Hitler a prendere il potere. Quanto a Giselius. So bene che non avete molta simpatia per lui, ma sono anni che lo conosco e ho fiducia nella sua abilità. Al nostro consolato di Zurigo ha fatto proprio adesso un buon lavoro. Sì, lo so. È un freddo calcolatore. È proprio quello che ci vuole per trattare con gli inglesi. Per i risultati che abbiamo avuto. Comunque d'accordo, signor generale, se siete disposto a ricevere l'eccelso ragno, lo sono anch'io. Fateli entrare. Anche oggi anticamera. Tutto morirà, ma non la burocrazia. Prego, dottor Giselius. Grazie. Generale Olbricht, ho messo 400 dei miei uomini a vostra disposizione. Perché mi si è lasciato 5 ore e mezza senza istruzioni sul da farsi? Sono spiacente, conte Eldorf, ma anche noi siamo rimasti senza notizie precise fino a un'ora fa. E allora perché non mi è stato comunicato che non c'erano notizie? Mi dispiace, è stata una dimenticanza. Dimenticanza? Mi avete chiesto di aiutarvi a circondare le SS, poi mi mandate un subalterno con una carta di Berlino vecchia e inservibile. Non tiene nemmeno conto dei danni causati dai bombardamenti negli ultimi 2 anni. Credete che io non abbia informazioni migliori? Ho mandato i miei uomini di ronda nei postriboli. Ho detto, trovatemi l'ubicazione di tutti i bordelli nuovi e lì accanto, state certi, troverete tutti i nuovi piazzamenti delle SS. Ecco qua una carta aggiornata dei nuovi bordelli di Berlino. Ne ho fatto fare una copia apposta per voi, generale. Sempre informato il nostro conte Eldorf. Insomma, Hitler è morto o non è morto? Nella Gestapo, a quanto mi risulta, non si sa assolutamente niente. Anzi, lo smentiscono. Noi siamo completamente all'oscuro. È morto. L'ho ucciso io stesso. Così mi piace, Stauffenberg. Questo è stile. Ammazzateli tutti quei bastardi, prima che loro ammazzino voi. Ne abbiamo sufficienza di spargimento di sangue. Se ne è sparso abbastanza, in Germania e in Europa. È tempo di finirla. Allora devo dirvi che non sapete con chi avete a che fare. Posso sapere che cosa succede esattamente? L'esercito è sotto controllo. I capi delle SS della Gestapo saranno arrestati. Con l'ordine di fucilarli? Saranno processati a tempo debito per i loro crimini. A tempo debito? Ma vi rendete conto che qui si tratta di essere i primi a sparare? Loro spareranno sui vostri uomini a vista. Gli ordini emanati sono quelli che vi ho detto. Ma chi ha preso possesso delle stazioni radio? Olbricht. Delle unità dell'esercito sono state distaccate a questo scopo. Ma l'hanno fatto? La maggior parte di esse sono lontane diversi chilometri da Berlino. È meglio che incarichiate Eldor di impadronirsi degli studi e delle trasmittenti. Non dimenticate che Goebbels è a Berlino. Ma spero che l'avrete già arrestato. Il Ministero della Propaganda e tutti gli uffici governativi saranno circondati. Goebbels sarà arrestato. Sarà... Quando? Perché non subito? Eldorf ha abbastanza uomini per poterlo fare. Ogni minuto che lasciamo passare è una minaccia per l'esito dell'impresa. Gli ordini sono stati dati. Lasciate la cosa a noi, all'esercito. Volete dirmi che non siete ancora pronti a trasmettere un comunicato per radio alla nazione? Ma è una pazzia!
Hitler è morto, no? Datemi una pistola e una dozzina d'uomini armati e io stesso farò irruzione negli studi e lancerò la notizia. Signori, signori, per favore, non perdiamoci in discussioni. È nostra opinione che non sia prudente né opportuno dare pubblico annuncio della morte di Hitler finché la nostra azione non sia stata completata. Solo allora uno di noi darà l'annuncio per radio alla nazione. Con tutta realtà, conte Heldorf, bisogna che sappiate una cosa. Fromm ha parlato direttamente con Rastenburg e Keitel gli ha assicurato che Hitler non è morto. Ma no, Keitel mentiva, mentiva. È probabile che sia così, Odin. Ma bisogna assolutamente che Heldorf sia messo al corrente. Non importa che il generale Keitel abbia mentito o meno. I nostri amici devono sapere immediatamente che dall'altra parte si sta già affermando che l'attentato contro Hitler è fallito e che questo è il loro gioco. E cosa aspettiamo allora per impadronirci noi delle stazioni radio? Trasmettiamo noi la verità sull'accaduto. Volete dire che dopo tutto questo bordello Hitler potrebbe essere ancora vivo? Ah, allora le nostre ore sono contate. Ho messo io la bomba, ho detto. L'ho vista esplodere io. Ero distante solo un centinaio di metri. Nessuno può essersi salvato. Keitel ha mentito, quante volte ve lo devo dire? Ma certo, figliolo, sapete benissimo che ho la più assoluta fiducia in tutto quanto voi avete affermato. E proprio su questa fiducia io ho basato le mie azioni. Azioni, dite? Quali azioni? Comunque stiano le cose, la prova che Stauffenberg non è riuscito e che Hitler, e non un suo sosia, è vivo, non può essere fornita prima che siano passate parecchie ore. E certo, in quel momento, l'operazione, almeno per quanto riguarda Berlino, sarà completata. Scusatemi, Holberg. Sono preoccupato per Fromm. Ho avuto una lunga conversazione con lui. Sembra molto risentito del trattamento che gli avete riservato. Come, quel grosso verme è ancora vivo? Ho cercato di calmarlo. L'ho assicurato che non gli verrà fatto alcun male. Credo che ora sia più consapevole della situazione. Sentite. Prima di andarmene voglio dirvi una cosa. Conosco questi nazisti meglio di voi. Non dimenticate che sono stato uno di loro finché non mi sono stancato della loro mancanza di intelligenza, della loro maledetta idiozia. Ma credo ancora nella regola del polso di ferro. Se vuoi vincere, devi picchiare più forte del tuo nemico. E questo vuol dire sangue. Sangue negli uffici e sangue per le strade. Prendete alcune di queste carogne delle SS e delle Gestapo, mettetele in riga e fucilatele. E lasciate i corpi a marcire per un po'. I tedeschi capiranno che vi state dando da fare. Adesso me ne vado. Giselius resterà qui per portarmi le istruzioni, se mai ne avrete da darmi. Sì? Ci siamo, Stauffenberg. Veglia dice che c'è un colonnello della Gestapo nel vostro ufficio e vi aspetta. Sì? Vengo naturalmente, ma dite a Kleist, a Fritsch, ad Hammerstein di venire con me, armati. La Gestapo si è scomodata per me, signori. Non posso farla aspettare. State attenti, possono aver l'ordine di sparare a prima vista. Stauffenberg. Che c'è? Non andate. Perché? Avete sentito quello che ha detto Heldorf? Quel selvaggio? Sarà selvaggio, ma ha ragione. Se sanno già che siete stato voi, vi ammazzeranno non appena metterete il naso dentro. Sono scampato a Rastenburg, no? Credete che permetterò a un miserabile colonnello della Gestapo di ammazzarmi nel mio stesso ufficio? Non preoccupatevi, Giselius. Se ne è finalmente andato, possiamo tentare qualcosa. Quella porta dà sul corridoio posteriore. Sì, signor generale. Appena quei traditori che ci sorvegliano là fuori avranno guardato dentro, cosa che da buoni tedeschi faranno sicuramente ogni 15 minuti esatti, uscite e cercate aiuto. Ma attenzione, avete solo 10 minuti. Se vi scoprono, sparano. 10 minuti a partire dalla prossima ispezione.
Posso sapere chi siete? Comandante delle SS Pifreda della Polizia Politica. Sono incaricato di farvi alcune domande. Ah, e con quale autorità? Naturalmente con quella del capo della Polizia Politica del Reich, comandante generale delle SS Heinrich Himmler. Non sono disposto a discutere una questione interna dell'esercito con un comandante delle SS. Tal caso sono costretto a chiedervi di seguirmi al quartier generale della Gestapo. Bene. Andiamo. Che ne dobbiamo fare? Teneteli semplicemente sotto sorveglianza. Può darsi che più tardi abbia bisogno di far loro qualche domanda. Cosa? Volete tenerli qui? Ma sono della Gestapo, dovremmo farli fuori. Non preoccupatevi, mio caro. Fra poche ore sarà tutto finito. No, io non sono in grado di controllare. Dovete pensarci voi. Colonnello, un momento, vi prego. Ma che diavolo fate? Oh, un minuto solo. Devo tornare subito da Fromm. Ci hanno arrestati. Un momento, richiamo io. Sono riuscito a scappare. Fromm arrestato? Sì. Allora è proprio una rivolta militare. Siamo nel mio ufficio, ma c'è una porta sul retro che non è sorvegliata. Chiamate aiuto, per l'amor del cielo. Dicono che il Führer è morto, ma noi non ci crediamo. I responsabili sono Olbricht e Stauffenberg. Sì, sì, lo sappiamo. Tornate da Fromm e ditegli che stiamo procurandoci le armi e una squadra di uomini della caserma di Spandau. Datemi la caserma di Spandau. Sì, sì, urgente. Isevius, ho riflettuto. Credo sia molto meglio che diate voi il primo annuncio per radio alla nazione. Come capo del governo provvisorio le mie parole potrebbero essere sospette. Voi siete un funzionario civile e come tale non apparirete direttamente coinvolto. Non importa chi è che lo dà, purché qualcuno lo faccia e subito. Se volete posso preparare il comunicato. Poche frasi basteranno. Il primo annuncio. I comunicati successivi sono già stati preparati. Sì, sono in cassaforte. Bene. Un momento, avete pensato alla sicurezza di questo edificio? A quali reparti è affidata la vigilanza? I soliti soldati della guardia. A chi obbediscono? A me e a Stauffenberg. Sono uomini sicuri? Cosa farebbero se supponiamo arrivassero le SS in forza? Credo che agirebbero tutti secondo coscienza. E credete che questo sia sufficiente, Olbricht? Chi lo sa. Comunque, possiamo contare sulla nostra autorità, credo. Vuole venire al mio telefono, per favore? Ho Parigi in linea. C'è anche Zossen. Non si riesce a capire cosa sia successo a Zossen. Pare che i carri armati verso Berlino non siano ancora partiti. Oddio, ancora no. Pensateci voi, Hoffner, mentre io parlo con Parigi. Che partano immediatamente. Usate della vostra autorità come successore di Fromm. Signorina Media Zossen. Fatemi a sentire. Sono le 6:30. Se alcuni reparti non hanno nemmeno lasciato le caserme, quando possiamo sperare di avere in mano la radio? Non prima delle 7:30, se tutto va bene. Non sappiamo neppure se la vipera di Goebbels è stato arrestato. Dovremmo avere già il controllo su tutto a quest'ora, ma ho l'impressione che le cose ci stiano sfuggendo di mano. Li abbiamo sistemati. Sono morti? No, disarmati e sotto sorveglianza. Ma è gente della Gestapo. Se riuscissero a scappare, avranno capito che si tratta di una rivolta militare, non di un gesto isolato di un fanatico. Penso che a quest'ora abbiano capito quasi tutti di chi si tratta. No, invece, non l'hanno capito. Se l'avessero capito, avremmo l'SS dappertutto. Quella gente, ve lo dico io, è stata mandata per portarvi via senza dare nell'occhio. Se ci fossero riusciti, adesso sareste sotto la tortura, conte Stauffenberg. Già. Volete avvicinarvi alla mappa, generale? Vi mostrerò la situazione. Anche voi, Gisevius, prego. A quanto mi risulta, il battaglione della guardia è in viaggio da Debrez. Il centro della città sarà raggiunto dalle unità delle scuole militari di artiglieria e di fanteria. I mezzi corazzati di Vanadorf hanno ricevuto l'ordine di marciare su Berlino. Stanno convergendo qui per darci manforte. Abbiamo telefonato a Parigi, a Praga, a Vienna e a tutti i comandi di divisione in Germania. Ora dobbiamo attendere che tutta questa azione maturi e si coordini. Penso ci vorrà almeno un'altra ora.
Oh, finalmente delle notizie concrete. Riferirò a Eldorf. Ma intendiamoci, che non agisca isolatamente. Bene. Ecco il comunicato. Se volete posso trasmetterlo io stesso. Tornerò appena possibile. Questo silenzio da Rastenburg comincia a farmi paura. Mi domando se Hitler è morto davvero. È morto. Stauffenberg, ditemi esattamente come si sono svolti gli avvenimenti. Efter ed io siamo atterrati a Rastenburg poco dopo le 10. La bomba pesava come piombo dentro la borsa. Appena giunti al comando abbiamo fatto colazione. A stomaco vuoto si è più nervosi, non vi pare? Poi all'ufficio cifra ci hanno detto che la riunione era stata anticipata alle 12.30. Perché nelle prime ore del pomeriggio si aspettava la visita di Mussolini. La cosa era uguale, forse meglio. Solo che bisognava affrettarsi. Il comando supremo, dove Hitler viveva e lavorava, e dove si svolgevano le riunioni militari, era nel mezzo di una foresta, difesa da una fascia di campi minati. La zona era cintata da un reticolato alto 2,5 metri e perlustrata da pattuglie notte e giorno. Per arrivarvi bisognava superare 3 posti di blocco. Stauffenberg li aveva superati, mostrando il lasciapassare del quale era munito, dovendo presentarsi al rapporto da Hitler. Pochi minuti prima di entrare nella baracca dove doveva aver luogo la riunione, Stauffenberg con una scusa tornò indietro, nell'anticamera dell'ufficio del feldmaresciallo Keitel. Aprì la borsa, prese le tenaglie con le 3 dita che aveva alla mano sinistra e ruppe la capsula del detonatore, fino a spezzare la fiala che conteneva l'acido per far scattare il percussore. Alle 12.34 finalmente Stauffenberg entrò nella baracca. La riunione era già cominciata. Hitler stava al centro del lato più lungo del tavolo, con le spalle verso la porta, e stava studiando la situazione del fronte orientale secondo gli ultimi dispacci. Ho guardato Hitler per l'ultima volta. Aveva stregato la mia giovinezza. L'aveva riempita d'odio. Ancora pochi secondi e la storia avrebbe voltato pagina. Mi è tornato alla mente un verso di Rilke. Un destino eterno da lungi ammonisce, su dura pietra più duro martello piomberà. Stauffenberg prese posto intorno al tavolo tra il generale Heusinger e il colonnello Brandt e depose la borsa contro la parte interna della zampa del tavolo, a meno di 2 metri dalle gambe del Führer. Erano le 12.37. Pochi istanti dopo, Stauffenberg, senza che nessuno se ne accorgesse, si allontanò dalla sala della riunione. Alle 12.42 la bomba esplose. Con un terribile fragore la baracca saltò in aria, come se fosse stata investita da una potentissima granata. Tutto l'arredamento e il mobilio furono distrutti. Stauffenberg, appena vide da lontano l'impressionante effetto dell'esplosione, montò sulla sua automobile, che lo attendeva col motore acceso. I posti di controllo erano già stati chiusi, ma Stauffenberg riuscì a superare ugualmente gli sbarramenti e a raggiungere l'aeroporto. L'aereo che lo attendeva decollò 1 minuto dopo. Vi dirò una cosa che non ho detto a nessuno. Qualche tempo fa mi sono fatto dare la soluzione da un prete. Ho confessato a un vescovo della mia chiesa, la chiesa cattolica, quello che avevo in animo di fare. E non ritenne giusto distogliermi. Ieri sera, tornando a casa, sono entrato in chiesa, solo. Mi sono inginocchiato e ho guardato l'altare. Ho aperto la mia coscienza a Cristo e non ho provato il minimo rimorso per quello che dovevo fare oggi. Anzi, ho sentito improvvisamente la forza di farlo. Accendete la radio, signor generale. È terribile, sentite. Qui è la voce di Berlino. Qui è Berlino che parla all'Europa su tutte le stazioni della rete. Oggi un attentato a mezzo di esplosivo è stato perpetrato contro la vita del nostro amato Führer. L'attentato è avvenuto in una località del fronte orientale. Il Führer è incolume, salvo qualche lieve bruciatura e qualche escoriazione. Ha ripreso subito il suo lavoro e, come era in programma, ha ricevuto il Duce con cui ha avuto un lungo colloquio. Sono rimasti seriamente feriti nell'attentato il colonnello Brandt e l'aiutante di campo Berager.
Altri 10, fra generali e ufficiali superiori, hanno riportato lievi ferite. Questa è la voce di Berlino, un attentato a mezzo... Comunque sia, la notizia ci danneggerà immensamente. Dobbiamo diramare immediatamente un controcomunicato a tutti i comandi di divisione. Efton, cercate Merz. Scriverò subito un comunicato per la telescrivente. Beck, spero che sarete disposto a parlare personalmente con i comandanti in capo. Naturalmente. Mi volevate, signore? Sì, Merz. Diramate questo comunicato a tutti i comandi di divisione. Notizia radio falsa. Stop. Führer morto. Stop. Eseguire disposizioni emanate massima rapidità. Stop. Ah, Merz, chiamate i VP Kleist, Hammerstein e Fritzsche. E fate copia del comunicato per loro tre. Parlerò per primo al comandante in capo del fronte occidentale. Lugan? Un altro front, stando a certi amici miei. Può darsi, ma io ho piena fiducia in lui. Non riporre la tua fede nei principi. E nemmeno nei capi dei grandi eserciti. Sono 20 anni che lo conosco, è stato ai miei ordini. Farò appello a lui a titolo personale sul piano dell'amicizia. È un uomo d'onore, cosa volete che mi risponda? Quello che vi ha risposto From. Avete sentito la radio? Menzogne! Fritzsche, tra poco cominceranno a squillare i telefoni. Parlate a nome del generale Beck, capo del governo provvisorio. Confutate le asserzioni di Rastenburg. Kleist, voi darete loro copia del comunicato che abbiamo testé diramato, intesi? Il rovesciamento del regime da parte dell'esercito deve venire secondo i piani stabiliti. Qualunque cosa sia diramata da Rastenburg. Hammerstein, tra poco avremo il possesso delle stazioni radio. Dite loro questo. Frattanto contiamo sulla loro lealtà. Non c'è altro. C'è Prag in linea, generale. Rispondete voi. Alla Stauffenberg. Per favore, il feldmaresciallo Kluge a Parigi. Precedenza assoluta. Sì, 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 certo. Certo, tutti gli ordini, come vi ho detto, devono essere eseguiti immediatamente. Sì. Sì, probabilmente riceverete dei contrordini dal quartier generale del Führer, ma non sono validi. Lo ripeto, non sono validi! Parigi in linea, generale, ci hanno dato la comunicazione. Oh, finalmente riesco a parlarle, feldmaresciallo Kluge. Il comunicato di poco fa era completamente falso. Abbiamo testimoni sicuri che affermano... Kluge, per il bene della Germania e in memoria dei vecchi tempi vi scongiuro di mettervi dalla nostra parte apertamente e subito con le vostre truppe. Il vostro nome darà prestigio alla nostra impresa. Ma no, quello che succede a Rastenburg non ha più nessuna importanza se tutti noi agiamo d'accordo. Capisco, dovete consultare i vostri ufficiali. Quanto tempo vi ci vorrà? Ma vi prego, chiamatemi appena avrete preso una decisione. Arrivederci. I collegamenti in corso procederanno fino a nuovo ordine. Non c'è altro. Chissà se Hitler è veramente morto. Certo che è morto. Lo scoppio li ha presi tutti, probabilmente. L'esplosione ha scosso tutto il complesso. Hanno tremato persino gli alberi. No, il generale Fromm non vuole essere disturbato per nessuna ragione. Vi passo il colonnello Stauffenberg. Certo. Colonnello? Una comunicazione. È duro dover sacrificare tanti innocenti per un solo colpevole. Per me almeno sarebbe stato difficile, insomma, dico dal punto di vista morale. Innocenti? Non saprei dire quali innocenti vi fossero a quella riunione. Peccato che non c'erano né Goering né Himmler. La questione è un'altra piuttosto. La questione si pone anche per Hitler. Come sapete, io sono protestante. E l'uomo migliore che io conosca è il pastore Bonhoeffer. Tu l'hai conosciuto, vero, Hammerstein? Un anno fa, prima che la Gestapo lo arrestasse, gli ho domandato: padre, è giusto che un cristiano uccida a sangue freddo un uomo come Hitler? Vi passo il generale Olbricht. Sai che cosa mi ha risposto? Nessuno ha il diritto di rispondere a una domanda simile. Dobbiamo assumerci da soli la responsabilità di un tale atto, perché soltanto noi sappiamo se nel giorno del giudizio potremo alzare gli occhi al Creatore con la profonda convinzione che quanto facemmo fu giusto. Sì? Colonnello Merz, c'è di nuovo la scuola carri armati. Passatemela di là. Tu hai tentato di uccidere Hitler, vero?
Come mai l'attentato è fallito? Hitler non è arrivato tutto qui. È accaduto altre volte. Io credo che abbia un sesto senso. No, è una tattica. Lasciare tutto incerto, arrivare inaspettatamente, cambiare orari e appuntamenti. Sosteneva che era il solo modo per sfuggire agli attentati. Ma si può sapere cosa diavolo sta accadendo? Ho 400 uomini che passano il tempo a tirar bestemmie. Quando è che si entra in azione? Sono le 8 passate. Mi sentivo come un condannato a morte che avesse ancora una dilazione di un minuto. Avevo la bomba nella tasca del cappotto ed ero pronto a togliere la sicura e a buttarmi contro di lui. Non poteva scapparmi. Ma tu saresti morto con lui? L'avevo detto anche a mio padre. Ormai siamo tutti impegnati collettivamente in un'impresa estremamente pericolosa. Bisogna calcolare esattamente i tempi di ciascuna fase. Non ho tempo per le vostre conferenze tattiche. Volete dirmi perché le guardie qui fuori si stanno ritirando? Come ritirando? È così. Alcune unità stanno ritirandosi. Uno dell'esercito, un certo maggiore Remmer, ha dato ordine alle guardie di ritirarsi. Stauffenberg, Remmer lo conoscete? No, non lo conosco. Visto? Non sapete niente di niente, il vostro piano è tutto sulla carta, una congiura di carta, ecco che cos'è. Ho mandato in giro dei miei uomini in borghese per dare un'occhiata. I reparti della guardia sono arrivati in ritardo e alcuni di essi in questo momento stanno tornando indietro perché un certo Remmer della guardia si è messo in contatto con Goebbels. Non ci si può credere. Dopo tutte queste ore il ministro della propaganda è ancora dietro alla sua scrivania. Avete mandato un maggiore qualunque ad arrestare il più pericoloso capo dei nazisti a Berlino. Avreste dovuto andarci voi, Olbricht, in persona. O mandarci me, con dei fucili mitragliatori. La guardia aveva ricevuto l'ordine d'arrestarlo. E che cosa significa? C'è una buona metà dei reparti che aspettavate non si è fatta vedere. Avreste dovuto avere il coraggio di ammazzarlo voi stesso. Se avessimo avuto il controllo delle stazioni radio, avremmo potuto controbattere il comunicato di Rastenburg. Ma il loro annuncio è stato dato un'ora fa e ancora non c'è nessun segno di smentita da parte nostra. Sono stati commessi molti errori, lo ammetto. Volete sapere chi vi ha impedito di ricevere le notizie precise da Rastenburg? È stato l'uomo che credevate di aver ucciso. Hitler stesso. Non è possibile. Sì, Hitler. Il primo ordine che ha dato dopo essere scampato l'esplosione è stato quello di interrompere ogni comunicazione con il mondo esterno. Sarà stato Himmler, forse? No! Ve lo dicevo io che l'unico modo per schiacciare i nazisti era quello di vincerli al loro stesso gioco. Beh, io me ne lavo le mani. Qui comincia a far troppo caldo per me. Se sono destinato a incontrarvi in una delle celle di Himmler, beh, preferisco trovarmi dall'altra parte, non dalla vostra. Dottor Gisevius? Io rimango. Come volete. Intendiamoci. Non tradirò nessuno, ma finché posso preferisco andarmene di qui. Buonanotte. Credo che sia la catastrofe. È ancora presto per dirlo. Non abbiamo ancora cominciato. Notizie dalla Francia? Non ci spero molto, purtroppo. Tutti voi conoscete la situazione, però Stülpnagel, il governatore di Parigi, e i suoi uomini sono dalla nostra parte. La loro azione è già iniziata e presto ne conosceremo i risultati. E il feldmaresciallo Kluge? Aveva promesso di richiamarmi, ma non l'ha ancora fatto. Bene, fatelo entrare. È tornato Fritsch dall'ispezione. Come vanno le cose, Fritsch? Alcuni reparti della guardia si stanno ritirando, signor generale. L'abbiamo saputo, è stato Remmer. Sì, signore, il maggiore Remmer della guardia. Quando è andato per arrestare Goebbels, Goebbels l'ha fatto parlare con Hitler in persona al telefono. Hitler in persona. Almeno così ha detto. Dice che gli ha parlato per telefono presente Goebbels e che Hitler l'avrebbe promosso colonnello su due piedi. È impossibile. Sono balle di Goebbels. Comunque se ne sono andati. Controllate di nuovo, Fritsch. Prendete un motociclista, è più veloce. Sì, signor generale. Siamo spacciati. Siamo spacciati. Sì, Parigi in linea, generale. Parla il generale Beck. Stülpnagel.
Bravo. Sì, li arrestate. Benissimo. E qui abbiamo avuto le nostre difficoltà, imprevisti, purtroppo. Ma Kluge mi aveva promesso di telefonare. Ah, capisco. E beh, pazienza, contiamo su di voi e sui vostri ragazzi. Ringraziateli da parte mia. A Parigi il colpo è riuscito perfettamente. Le truppe agli ordini di Sturmnagel stanno entrando in azione contro la Gestapo e le SS. Ma Kluge, purtroppo, è un altro fronte. I nostri maggiori successi finora sono a migliaia di chilometri da Berlino. Credo che Hitler, vivo o morto, ci paralizzi tutti. Un messaggio di Fritsche, signor generale. Vi sono dei carri armati isolati con equipaggi di reclute, ma non sono ancora giunti in forze. Quasi le nove ancora non sono arrivati. Il segnale è stato dato alle quattro. Non c'erano ufficiali in servizio per prendere il comando. Pare che la defezione si limiti alla guardia, signor generale. Non si sa chi è con noi e chi è contro. Bisevius, ho sbagliato nel giudicare Eldorf. Avremmo dovuto seguire i suoi consigli. Bene. Non c'è altro che io possa fare qui. Torno da Eldorf. Forse mi riuscirà di trascinarlo ancora dalla nostra parte. Ne dubito. Ma tentate pure. Che ci abbiamo fatto entrare di nascosto un plotone di uomini fedeli. Olbricht terrà una riunione degli ufficiali superiori in servizio notturno alle 10:30. Ci saranno anche i nostri due amici. E allora? Sceglieranno il momento opportuno per attaccare. Benissimo. Il comunicato radio è una balla! Lasciate perdere gli ordini di Keitel, abbiamo noi il controllo della situazione. È inteso? Segutarian, è irraggiungibile che sia Müller a dare l'autorizzazione. Ci occorrono più carri armati. Beh, trovateli allora! Agite di iniziativa. Una divisione basterà, io credo. A Parigi le SS non hanno opposto resistenza all'esercito. Sì, Stauffenberg. Il comunicato radio è falso, assolutamente falso. Keitel e i soci stanno cercando di mettersi in salvo. Con Hitler morto, la loro autorità non vale più un soldo. Questa è la voce di Berlino. Questa è la voce di Berlino trasmessa su tutte le stazioni della rete europea. In seguito al fallito attentato contro la sua vita, il nostro amato Führer, Adolf Hitler, ha annunciato che parlerà questa notte al popolo tedesco. Ripeto, in seguito al fallito attentato. Qualunque annuncio che il Führer parlerà stanotte da Rastenburg è da ritenere falso, come dimostra il tempo che hanno lasciato passare prima di annunciare la cosiddetta trasmissione. Come può parlare un morto? Se trasmissione ci sarà, si tratterà di un trucco congegnato dai tecnici di Goebbels. Man mano che vi saranno progressi nella presa del potere da parte dell'esercito, vi terremo informati. Dobbiamo tenerci pronti a difendere questo edificio. Restate ora calmi e tornate alle vostre mansioni. Signor generale, contro chi dobbiamo difendere l'edificio? Mi pareva di essere chiaro. Contro chiunque cerchi di disgregare lo Stato in un momento così critico. Tutti noi abbiamo fatto un giuramento di fedeltà al Führer. E anche se fosse morto... È morto. Anche se è morto, il giuramento resta valido fino al momento in cui conosceremo il nome del suo successore, da lui designato. Se il Führer è morto, chi lo ha ucciso? Come mai siete di servizio stanotte? Vi ho visti qui durante il giorno. Abbiamo un compito urgente da portare a termine, signor generale. Per il Führer. Molto bene. Basta così, andiamo. Bisogna guardare in faccia la realtà. Qualunque sia la sorte di Hitler, stiamo andando verso la catastrofe.
Ma Parigi e Vienna? Sono troppo lontani da qui. Abbiamo fallito in quello che doveva essere il centro della rivolta. Non siamo in mezzo a uomini che vogliono una nuova patria. Siamo circondati da gente che non ne vuol sapere. Chi assumerà il potere? Himmler con i suoi torturatori? Göring con la sua droga? Goebbels con le sue menzogne? Se Hitler è morto. Già, sì. Ho sempre sentito che era vivo. Siamo noi, i morti. Scusatemi, in questo momento penso soltanto alla mia famiglia. Rassegniamoci alla realtà. Hitler è vivo. Il generale Höppner aveva intuito la verità. Hitler era ancora vivo. Si era salvato per uno strano gioco del caso. Come si seppe dopo, uno degli ufficiali presenti alla riunione di Rastenburg aveva spostato la micidiale borsa sul fianco esterno del grosso zoccolo del tavolo per evitare di urtarla col piede. Quello zoccolo aveva fatto da scudo a Hitler. L'esplosione aveva sradicato la baracca e ferito gravemente molti uomini, ma Hitler era rimasto praticamente illeso. In fila e in silenzio. Se chiamassimo le SS. No, è meglio che rimanga una faccenda interna dell'esercito. Se arrivano qui, non si sa mai. Quella gente non va per il sottile. Tra poco quei traditori avranno quello che si meritano. Andiamo. Seguitemi. Sì? Sì. Il colonnello Müller vuol parlare col colonnello Stauffenberg? Un momento, prego, è rientrato nel suo ufficio. Avverto il centralino. Pronto. Stauffenberg? No, non c'è. Un momento. È Müller. Müller, finalmente! Sì, Stauffenberg. Partite subito con i carri armati e le camionette, occuperete le stazioni radio. Ma perché così in ritardo? Ah, capisco. Dai, partite subito. Quello che avrebbe dovuto occupare le stazioni radio era fuori ad un party con la moglie e si è dimenticato di lasciare il numero del telefono. Che Dio lo perdoni. Pronto, datemi la ricezione. Sta succedendo qualcosa. Ma come rispondo? Trovate ancora, ci deve essere qualcuno di servizio, no? Mi dichiaro in arresto, sulle mani. Ferma, disarmato lo assi. Lascialo andare. Dov'è Stauffenberg? Nel suo ufficio. Prendetelo. Vieni con me. A questi ci penso io. Avanti voi. Pronto, pronto. Centralino, centralino. Fermi.